Miami, la spiaggia di Miami è questa, la più lunga, la più ampia, la più anche assistita. Qui ovviamente i turisti sono molto, diciamo, serviti, anche se è una spiaggia libera, è quindi un concetto molto diverso da quello che in Italia è la spiaggia. E qui c'è anche il Palmetto, che è un gioiello, perché è un parco pubblico dove tutti possono fare sport, attività all'aria aperta, passeggiate. E poi c'è Ocean Drive, ovviamente, Ocean Drive che è la via delle dive, la via dell'Art Deco, la via di chi vuol farsi notare di notte. E a proposito di notte, abbiamo qui Francesco Belcaro che è, come dire, la star degli eventi qui a Miami. Buongiorno. Buongiorno a te. Hai appunto ultimamente presentato le tue Made in Italy events, che sono eventi sponsorizzati da prodotti d'eccellenza italiani, ovviamente, e tu sei il promoter da New York, sei arrivato a Miami. Perché? Miami, dopo tanti anni di New York, dove le eccellenze appunto italiane sono state presentate in una maniera, la seconda città della East Coast, più vicina all'Europa è Miami. Miami negli ultimi, devo dire, ormai 10 anni è un continuo crescere. Ha portato avanti moltissime attività, soprattutto italiane, aziende di tutti i tipi, dalla parte culinaria, al beverage, alla ristorazione, e appunto ieri sera il Made in Italy era nel famoso Cavalli, il nuovo Cavalli di Miami. Quindi è un nuovo locale di punta della Sofi, cioè della punta che conta dei milionari americani e non solo, ma anche sudamericani che arrivano qua e anche italiani, perché no, che vengono qui per la seconda casa, ma anche per viverci. Sì, indubbiamente. Dopo New York, i newyorkesi hanno la seconda casa come noi qui a Miami, e moltissimi sudamericani apprezzano la città, Sobe, South Beach, per la spiaggia, appunto per le attività all'aria aperta, e si parla spagnolo. Quindi chi viene a Miami deve conoscere lo spagnolo, poi l'inglese. Esattamente. Ora, noi di Good in Italy Web TV, che parliamo di eccellenze italiane, però vogliamo conoscere Francesco Belcaro come personaggio. Sappiamo che in futuro farà anche una trasmissione, addirittura una trasmissione americana. Sì, beh, trasmissioni americane un paio le abbiamo fatte ormai, ci sarà un nuovo progetto sotto le nostre eccellenze italiane, sotto il Made in Italy. Stiamo aprendo oltretutto uno dei nostri supermercati bar qui a Design District, a Miami Midtown. Questo porterà moltissime aziende italiane che resteranno con noi sotto il marchio Made in Italy. La trasmissione parlerà un pochettino di una storia di un young professional italian, quindi uno straniero come me, che vive ormai in patria americana da tantissimi anni, l'esperienza un po' sia lavorativa e come ha portato questo Made in Italy ad entrare nelle case, diciamo, anche dei ricchi o delle persone importanti che vengono dall'America e da altre parti internazionali. Ecco un po', raccontiamo un attimo la tua storia. Un giovane laureato di Padova, laureato in economia, che va a New York per, come dire, perfezionare l'inglese. E poi? New York è una città che ti prende l'energia, la gente, tutti i vari tipi di culture. Il primo giorno che arrivi rimani impressionato da questa cosa. Io perlomeno, una persona che vuole conoscere, sei curioso, che vuoi crescere proprio mentalmente, vuoi rimanere un po' nero. Se riesci a superare uno scalino che è un po' di vita, tra virgolette, perché è una città anche molto dura, alla fine ti porta dentro con sé, e è un consiglio che do veramente a chi viene a vivere a New York. Cioè, cerca di usare New York e non lasciare che New York usi te, perché veramente è anche una città che ti consuma. Certamente, è una città che consuma. Ecco, ma come tu hai avuto questa idea? Perché tu sei arrivato al momento in cui c'era stato purtroppo l'attentato alle Twin Towers, quindi una città ferita a morte, una città che pensava di essere al centro del mondo e che invece ha avuto la morte di tantissimi, tra l'altro anche italiani. È uno dei punti che mi ha colpito. Non ho mai visto una città, e io ho viaggiato moltissimo prima di stabilizzarmi a New York, non ho mai visto una città recuperarsi così in fretta.
è stata una cosa incredibile, il supporto delle persone, come si aiutavano a vicenda, l'economia come riparte. È veramente una città talmente dinamica che ti dà almeno il sogno di dire posso fare quello che voglio. Se hai un'idea, la vuoi creare, vieni a New York, te la meriti, ti danno la possibilità di farlo. Quindi il sogno americano c'è tuttora? Il sogno americano c'è tuttora, soprattutto nei giovani. Io vedo moltissimi colleghi, a volte europei e italiani ovviamente, che vengono bloccati magari in partenza, molto dal punto di vista burocratico soprattutto. Se si ha un'idea in America, soprattutto nello stato di New York, anche il semplice fatto di aprire una società e cercare di farlo, se poi non ce la facciamo, non è detto che sia la fine, è stata un'idea che non è andata a buon fine, riproviamoci con un'altra. Dicevi che nei prossimi progetti ci sarà questo supermercato dell'eccellenza italiana all'inizio qui a Miami, oppure dove anche? Sì, abbiamo dei progetti in altre città americane. Il primo partirà da Miami. Molti distributori italiani approcciano la Florida sia per, diciamo, è una parte vicina all'Europa ovviamente, anche da un vantaggio fiscale. Adesso avremo un supermercato bar dove si potrà entrare, si chiamerà Made in Italy. Da una parte ci saranno le scaffalature dove si potrà comprare il prodotto, portarselo a casa, comprare il prodotto perché il packaging sarà molto interessante, gli americani adorano questa cosa dell'Italia, e dall'altra parte un bar molto lungo dove si potranno provare tutti i prodotti italiani, dagli affettati alla caprese, alla bruschetta, moltissime cose. Adesso questo è un concetto nuovo perché il supermercato bar chiamato Made in Italy ancora negli Stati Uniti non c'è. Noi compriamo una maglietta Made in Italy, compriamo una sedia Made in Italy perché non c'è il fast food italiano, lo stiamo creando. Ah, perfetto. Ecco, l'esperienza Italy, per esempio, tu che sei a New York e l'hai conosciuta, che qual è la differenza? Italy è un mostro molto più grande. Noi stiamo coinvolgendo dei supermercati bar di 200-300 metri quadri dove verranno duplicati tipo fast food. Vi do un esempio, ovviamente con qualità migliore, una specie di McDonald's che verrà duplicato in città americane. Adesso Eat Italy è un blocco intero di Manhattan, di New York, sono una composizione di ristoranti, birrerie, parte supermercato, dove cercano città molto grosse, enormi, come San Paolo, New York, e vogliono aprire veramente una cosa, una distribuzione quasi. Quindi sono due concetti molto ampiamente diversi. Bene, e quindi pensate, ebbene, presenterete anche le eccellenze in altri settori poi di nicchia oppure no? Ci sarà qualcosa di nicchia di altri settori, assolutamente. Saremo principalmente focalizzati con la parte food and beverage, quindi cibo e da bere. Però avremo dei settori nicchia, ci stiamo appunto pensando adesso. Esattamente, e quindi tu hai avuto l'idea di cosa? Di fare delle feste per italiani all'inizio e poi? Noi abbiamo creato un circuito, era un po' un network, lavorando nell'immobiliare, non eravamo nessuno, quindi abbiamo cercato di portare avanti la nostra idea dicendo come possiamo farci conoscere, siamo dei nomadi a noi, siamo due soci, siamo due ragazzini, non ci conosce nessuno, perché non organizziamo degli eventi? Questi eventi sono diventati sempre più popolari fino ad avere degli sponsor internazionali. E quali, per esempio? Birra Peroni, Prosecco Zonin, Limoncello Pallini, Averna, abbiamo lavorato a Lamborghini, moltissime altre aziende italiane. Quindi aziende di eccellenza, quello che noi cerchiamo di cui cerchiamo di parlare, quindi Good in Italy, Web TV, ha proprio cercato e trovato la persona giusta con Francesco Belcar. Quindi quindi questi marchi sono amati perché in America? Sono amati perché in America dicono che gli italiani sono il giardino dell'Europa. Quindi qualsiasi cosa è made in Italy ed è italiana viene apprezzata moltissimo. A me fa un piacere, un sorriso enorme quando un straniero ti chiede where are you from, di dove sei, e tu dici sono italiano. Vedi il sorriso nella faccia degli americani che sono contenti, vogliono conoscere la tua storia, vogliono sapere perché sei lì con loro.
Ecco, quindi questo dovrebbe farci inorgoglire, cioè noi come italiani che siamo così apprezzati all'estero dovremmo essere molto più orgogliosi di noi e non essere così poi invece distruttivi nei nostri confronti, nel nostro assolutamente, paese. Assolutamente, noi dobbiamo migliorare il nostro paese, ma quello che abbiamo creato, i nostri antecedenti hanno creato all'estero, è una cosa meravigliosa, soprattutto in America, devo dire, perché siamo molto apprezzati. Quindi come messaggio per chi ci sta ascoltando è qual è da parte tua, anche e soprattutto ai giovani che ti stanno seguendo? Sicuramente se potete fate un'esperienza all'estero. Ho imparato una cosa nella vita, una volta che clicchi, veramente c'è un click nel cervello che ti insegna l'inglese ad un certo livello, non solo scolastico, ma ad un certo livello, non sei più cittadino italiano, sei cittadino del mondo. L'America ti dà questa possibilità perché con tutte le culture e religioni che ha non ha un senso di metterti da parte, ti mette, ti coinvolge con loro e ti insegna tutto quello che hanno. Anche se tu tornassi a casa come giovane italiano avrai un pacchetto che non ti darà nessuna scuola, nessun altro. Grazie per questo messaggio a Francesco Belcaro e se Francesco Belcaro vuole, noi di Good in Italy Web TV seguiremo la sua strada, le nuove iniziative anche qui a Miami e a New York. Sarà un piacere.